T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply. Ciao a tutti, bentrovati. Documentario, film, poco importa, tutti abbiamo sentito almeno una volta lo scorrere di questo conto alla rovescia e lo abbiamo tutti ben presenti nel nostro immaginario. La sfida di oggi sarà quella di ricreare una condizione di partenza dello shuttle. Cosa difficile, ma non impossibile. Iniziamo! Iniziamo modellando il nostro shuttle con la pasta Fimo e dopo averlo fatto indurire in forno lo rifiniremo con le tipiche colorazioni. Iniziare dal soggetto principale ci aiuterà a proporzionare tutto il resto. Con la navicella sempre a portata di mano, passiamo ora alla realizzazione dei propulsori e del serbatoio esterno, partendo da delle spine di legno. Io utilizzerò un tornio, ma se voi non ne avete uno, potete sempre intagliare dei bastoncini di legno con buoni risultati. Tutte le parti in legno verranno impregnate con della resina epossidica per sigillarne i pori ed evitare che facciano delle bolle durante la colata principale. Usando degli aghi sottili creiamo un supporto per mantenere sospesi i nostri propulsori laterali rispetto alla base del monile. Intorno agli aghi, debitamente bagnati di resina UV, andremo ad avvolgere del cotone. Dipinti sempre con colori acrilici anche il serbatoio esterno ed i propulsori laterali, andiamo a comporre, sempre mediante Color V, il nostro sistema di lancio, comprensivo della navetta. We'll be right back.
La nostra torre di lancio verrà creata tramite l'utilizzo di fili di rame tagliati a pezzetti che ne emuleranno i tralicci metallici. Una volta terminata, la posizioneremo sulla base di legno precedentemente impregnata di resina epossidica, poi ricoperta da gomma piuma verde polverizzata per ricrearne l'erma. Per poter ricreare il fumo emesso dai razzi propulsori, avremo bisogno di supporti in resina UV debitamente inseriti sulla base. Dopo aver preparato della resina epossidica rimuovendone le bolle nella camera del vuoto, la suddivideremo in più contenitori per poter ricreare i diversi colori della nostra ambientazione. Con il giallo, in pigmenti fluorescenti, miscelati al bianco, andremo a colorare il getto propulsivo, mentre con del cotone imbevuto in resina bianca e grigia andremo a ricreare il fumo che verrà adeguatamente adagiato sui supporti in resina UV precedentemente inseriti.
La colata di resina finale verrà fatta a più riprese. Questo servirà a facilitare l'eliminazione delle bolle con uno stecchino. Running. Liftoff. We have a liftoff. E infine, dopo le classiche lavorazioni che già conosciamo di taglio, sagomatura, carteggiatura e lucidatura, ecco il nostro pendente finito. Giunti al termine anche di questo tutorial, mi raccomando, se non avete capito qualche passaggio me lo scrivete sotto nei commenti, vi risponderò il prima possibile. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e se non volete perdervi nuovi video con i nuovi tutorial, mi raccomando, iscrivetevi al canale qua sotto. Ciao!